Siamo un'azienda di 130 lavoratori, lavoriamo da 25 anni nel settore dei trasporti pubblici, facciamo la distribuzione dei titoli di viaggio, la stampa delle smart card. Praticamente ci troviamo tutti quanti in mezzo a una strada, abbiamo ricevuto la lettera di licenziamento dall'azienda, procedura di licenziamento collettivo per tutti i lavoratori, stiamo facendo un percorso da più di un anno con la Regione, si parla di corsi di formazione, hanno firmato un accordo con noi ad agosto, però dopodiché sono spariti, non si fanno sentire più, abbiamo mandato tanti solleciti per un incontro, dopo 8 PEC di sollecito per un incontro per riprendere il percorso sulla formazione e sulla salvaguardia dei livelli occupazionali, siamo venuti qui per chiedere un incontro con le maniere un po' più dure rispetto a quelle là di una PEC scritta. Quindi attendiamo un incontro con l'assessore Marchiello, il presidente Cascone, l'assessore alla formazione Filippelli, che deve mantenere gli impegni presi con noi ad agosto verbalizzati. Noi siamo stanchi, ci è stato tolto il lavoro quando i servizi sono in essere, come già hanno detto i colleghi, sono stati affidati momentaneamente quando potevano usare noi come personale, quindi non ci chiediamo sinceramente il perché di tutto questo, siamo stanchi, ci sono famiglie in mezzo alla strada, scoperti dal mese di novembre senza ammortizzatori ed è una cosa indegna, indegna. Quindi chiediamo, ma non solo di essere ascoltati, ci devono dare soluzioni, come hanno sempre detto nei tavoli precedenti. Ma no, vediamo che alla fine non si concretizza niente. Abbiamo una vertenza che va avanti da più di un anno. In questa vertenza, alla fine di questa vertenza, praticamente dal mese di agosto, abbiamo firmato un protocollo d'intesa dove ci garantivano la ricollocazione del personale e dei corsi di formazione ad hoc, creati ad hoc proprio per queste nuove tecnologie. Valle di tutta questa situazione qua, la cosa paradossale qual è? È che i servizi esistono ancora, solo che ci vogliono masticare e sputare come un chewing gum.